Intanto grazie dell'attenzione. Volevo intanto complimentarmi con Luca Zaia, che ho chiamato, con il quale appunto ci siamo sentiti. Mi sono congratulata con lui per il risultato. Volevo ringraziare tutti i ragazzi, i giovani, i militanti, chi ci ha votati, chi ci ha dato la fiducia, chi ci ha accolto nei 579 comuni. Per me questa è stata l'esperienza più bella della mia vita a livello politico. Ho riportato la politica nei territori, nelle piazze, nei mercati, dove la politica deve stare, e così farò per i prossimi 5 anni alla guida dell'opposizione in Consiglio regionale. Questo sarà il mio stile, questo sarà il mio modo. Avrò a fianco a me tanti giovani, perché la cosa che noi dobbiamo adesso, per la quale dobbiamo lavorare, è anche il futuro, e quindi lavoreremo per dare speranza, dignità ai tantissimi ragazzi che continuano a credere nella politica e che dobbiamo sostenere. E quindi congratulazioni a chi ha vinto, sappia che noi continueremo in Consiglio regionale a vigilare, e attraverso un'opposizione consapevole, dura, ma molto democratica, che si baserà su un confronto diretto.